Allora, parliamo di scherzi mortali. Buonasera, benvenuti da Lani. Parliamo di scherzi mortali. Allora, un film dato, certo, era. Non mi sembra proprio un capo stipite dell'horror. Allora, su molti siti ho visto che delle recensioni sono proprio solamente delle frasi che durano poco, anzi, devi andare proprio su addette pagine scritte e non ripetute a voce, perché tu possa trovare sì effetti speciali, quello attrici, quello. Ok, parliamo di questo scherzo mortale trama. Aveva una trama. Vediamo, ad esempio, la trama verteva su queste ragazzine che si riunivano, ragazzine, perché sì. Ma io credo fossero 15 anni poi, che si radunavano, s'erano radunate a casa di una nuova ragazza di colore. Ok, va bene. E sì che a queste ragazze piace fare gli scherzi. Allora, innanzitutto, che genere di scherzi? Questi scherzi parevano essere solamente di far paura alle persone indossando le maschere andando a incontrare questi. Quindi non tanto scherzi mortali. Diciamo poi che si sa nel finale cosa. Infatti vogliono andare in una casa, nella casa davanti alla casa di questa nuova loro amica, a far paura alla vicina. Ok, e se non fosse che la vicina è esperta dell'occulto. Ok, va bene. E così poi succedono delle cose. Succedono delle cose, queste non riescono a tornare una in fuga, poi succedono cose. Lo zio che pareva svenuto sul divano, poi si rialza in un secondo momento, e dato che da una parte della casa c'è una luce e la protagonista è proprio di questa storia, la ragazzina di colore, stranamente. E quindi lo zio si rialza, ok, e dà una pistola in mano e una bottiglia di birra nell'altra. Quindi a lui l'assassino. Bah.
Anche questo lasciato a caso, ma anche no, non si capisce tantissimo, si potrebbe capire, ma è un casino. E la cosa che non si capisce è che questo uomo va a gridare contro a questa luce. Ok, che c'è una luce nel fondo del vialetto che dà sull'altra parte di questa casa. Ok, benissimo. E c'è questa luce. Tu non avrai capito? Capito? Se mi vuoi, vieni a prendermi. Era questo che diceva. Ok. E quella scena non si capisce cos'era quella luce, perché lo zio è così. Di cosa sta parlando lo zio? Non si capisce bene. Poteva anche boh, fai capire lo zio non stava dormendo, non era morto. Beh. Comunque, e poi la sorella di questa protagonista, che una volta c'è, l'altra non c'è nella sua camera, ma si riscopre che c'è nella sua camera e sta dormendo, però sta dormendo, ma con la coperta sui maletti, non sta dormendo, ma sta leggendo una fiaba. E proprio mentre che entra la protagonista e gli chiede se vada tutto bene, lei posa il libro e dice: eh sì, c'è una presenza misteriosa, capito? Allora, capito. Allora, quindi, te quando vedi questa presenza misteriosa, innanzitutto vai a letto e, ma senza chiuderti la porta alle spalle, mi raccomando. No, lì era proprio chiusa. Ok. Ma mi ricordo che gli altri poi l'avessero già portata a letto, quindi. E che succede quindi in questo film? Che poi lei trova la presenza nella casa lì davanti alla sua dove vede il fatto che interessa anche questa sua vicina, spartato occulto, e poi finale si vede proprio la sua vicina ritornata in vita, così a caso, perché si pareva dai che è un horror e quindi
deve esserci del sovrannaturale, ma non tanto, non è fantascienza, non è nulla, non è nulla, è horror, è horror. Questo film poteva essere solamente un thriller. Sta finito. Invece no, hanno voluto far lato occulto, hanno voluto far la d'una luce, una luce in fondo al vialetto. Che stava a significare quella luce? Che stava a significare la fare della vicina che ha sportato occulto? Ma boh, il film poi vai a vedere è proprio del 2019. D'accordo, d'accordo. Infatti sì, c'erano pochi attori e tutte così da molta amicizia insieme si abbracciavano, perché nel 2019, anche se non c'era, però c'era, e si è scoperto alla fine che c'era il Covid, e quindi così, e c'era, e secondo me un film con le sviste, poi il genere è proprio l'hanno cannato, poteva essere un film thriller, come è thriller ed horror, ma poteva solamente essere thriller, con le amiche che vanno a fare lo scherzo, gli scherzi a questa vicina e non tornano. E la protagonista poi ad un certo punto va a vedere in questa casa e rimane anche lei schiata in un omicidio. E allora, poi, te non mi vai a chiamare il film Scherzi Mortali, perché Scherzi Mortali, sì, io penso che gli scherzi effettuati da queste ragazzine siano davvero truculenti, e queste ragazze abbiano il gusto dell'orrido, poi. Invece non era, questo non era. Ma sì, uno scambio fra una di queste amiche e la protagonista, e te lo ricordi lo scherzo che abbiamo fatto a tua madre? Sì, me lo ricordo, e abbiamo preso la sua scatola di sigarette e abbiamo nascosto un ritardo nella scatola, e quando l'ha aperto è esploso il pacchetto. Ah, che divertente! Va bene, tanti inviti lo fanno allora. Sì, so scherzi anche non divertenti, ma magari per loro, idioti, vedendoli
da distante, ma anche da ravvicinati. Boh, va bene. Comunque, secondo me, scherzi mortali, ha sbagliato il titolo. Il titolo dovrebbe essere, secondo me, scherzi innocenti. Scherzi innocenti. E da lì poi nasce la tragedia attraverso uno scherzo innocente non capito dalla vicina, che non gli si vede mai il volto se non alla fine. E questo è davvero il thriller. E sarebbe, avrebbe avuto il suo perché, avrebbe avuto il suo perché, in quel senso. Ma c'erano parecchie sviste in questo film, scherzi mortali, il titolo soprattutto poteva essere un altro. Comunque, grazie per l'attenzione, e questa non è una frase che inizia e finisce. Comunque, grazie, ciao, e fatti speciali nel film. Ma non ne ho visti, sembrava una cosa chiara, ma alternava dalla visione della protagonista a una visione veramente da commedia nera. Vediamo. Grazie a tutti, buonasera.